Amici telespettatori, amici di Sinapsi News, come potete vedere alle mie spalle siamo al Pala Congresso della Mostra d'Oltremare per la chiusura della campagna elettorale del sindaco, futuro sindaco ovviamente, Valeria Valente, e questa mattina ci sono i massimi esponenti anche del partito che sostiene il futuro sindaco, i vari candidati. Ci sarà il presidente della regione e ci sarà il presidente del consiglio. Amici, come sempre ci saranno varie interviste. Io ringrazio il nostro Massimo Pacilio di Sinapsi News che gli assicura la regia, il montaggio e le riprese. E allora il vostro Giuseppe Cannavacciuolo vi dà ovviamente dalla linea a quelle che sono le varie interviste e lo svolgimento della giornata. Vediamo. Allora, quest'oggi è un appuntamento importante, si va a concludere questa battaglia, l'abbiamo detto anche nelle altre interviste, ma si sottolinea la presenza ovviamente del Presidente, no? del Consiglio, e questo l'abbiamo chiesto anche al futuro sindaco di Napoli, no? Valeria Valente, che ci fa capire il percorso giusto che la città di Napoli, la regione Campania vuole avere un collegamento importante con lo Stato. Renzi è il segretario nazionale del Partito Democratico, quindi il maggiore partito di tutta l'intera coalizione che oggi fa leva su tutto il centro-sinistra per battere gli avversari che sono ovviamente in campo quello uscente, il sindaco uscente, De Magistris e Lettieri e anche i 5 Stelle, ma ci sono anche altri minori. La risposta è molto chiara, c'è lo Stato, c'è il governo regionale che verrà, sta venendo anche il governatore De Luca, c'è la nostra candidata a sindaco Valeria Valenti. Non si può governare una città, la terza città d'Italia, senza avere una sinergia, una sintesi con tutti gli organi istituzionali. Oggi viene Renzi, dimostrerà, dirà tutte queste cose qui e io sono certo che i napoletani sapranno intelligentemente votare nella direzione giusta. Questa mattina qui alla Mostra d'Oltremare ci sono tutti i vertici ovviamente di quello che è anche la vostra coalizione, si sottolinea la presenza del futuro sindaco Valeria Valente, ci sarà il presidente della regione e ovviamente il presidente del consiglio. Sì, stamattina insomma è la testimonianza di un grande impegno che tutti i vertici dei partiti che compongono la coalizione hanno inteso mettere in campo in tutta questa campagna elettorale. Noi speriamo che il divario che si annunciava all'inizio sia un divario che sia stato colmato. Ovviamente puntiamo sicuramente al ballottaggio per poi insomma in qualche modo sicuramente giocarci la nostra partita. Credo che la campagna elettorale abbia messo in luce quelli che sono i nostri obiettivi, i nostri punti di forza con il programma di Valeria Valente e sicuramente puntiamo come ambizione a governare la città di Napoli. Credo e sono convinta che Napoli merita innanzitutto questo tipo di approccio. Del resto Milano, Roma ne hanno fatte queste campagne elettorali, solo qui una campagna elettorale fatta così, con questi toni così aggressivi e tante volte così volgari. Forse dico anche il mio essere donna, ho vinto, lo dico la verità, ho vinto innanzitutto rispetto a un pregiudizio che ancora le donne fanno fatica a vincere, tanti pregiudizi, un po' di paternalismo, ci ho dovuto lavorare, pur essendo da più parti mi viene riconosciuta che poi in realtà io sono abbastanza determinata, quando è il caso anche aggressiva, ciò nonostante l'ho sentito sulla mia pelle, però ho sentito contemporaneamente da questo che voglio partire, quando andavo in tanti quartieri di questa città, perciò ho provato a raccontarlo in questo video, lo sguardo dei napoletani, che anche forse proprio a Madonna, chiedevano fondamentalmente prenditi cura di noi. Allora, quest'oggi la presenza anche del Presidente del Consiglio, questo ci fa sottolineare ovviamente anche il collegamento che ha lei di quello che è ovviamente il giusto percorso ovviamente per la nostra città di Napoli. Sì, mettiamo in campo una sinergia tra con gli altri livelli istituzionali nell'interesse della città. La nostra cifra è quella di Matteo Renzi e di Enzo De Luca, ovvero la sfida del governo della città ispirata al governo del fare, alle cose concrete. Napoli ha pagato un prezzo troppo alto in termini di demagogia e di populismo, è arrivato il tempo di cambiare, c'è bisogno di risposte serie e concrete e noi ci candidiamo esattamente per questo, in sintonia appunto con quello che già hanno espresso Enzo De Luca al governo della regione e Matteo Renzi al governo nazionale. Io mi limito ad elencare qualcosa di quello che abbiamo fatto, prendiamo le ultime due settimane, via, così non allunghiamo, abbiamo fatto tardi. Abbiamo fatto in due settimane, credo, cose che valgono il programma di una intera consigliatura regionale. Abbiamo cominciato definendo il programma delle universiadi,
270 milioni di euro, 50 miliardi di euro. Sarà un'occasione straordinaria di promozione di Napoli e di intera Campania. Poi abbiamo presentato un programma di 2 miliardi e 300 milioni di euro che riguarda il rifacimento di tutta la viabilità nella regione Campania. Sono saltate le strade in tutto il territorio. Abbiamo una grande opportunità, dobbiamo essere bravi a dotarci di progetti esecutivi, avere capacità amministrativa, è una grande sfida, ma abbiamo l'opportunità di rifare interventi straordinari. Poi abbiamo, proseguendo in queste due settimane, avviato lunedì scorso la rimozione di 5 milioni e 600 mila tonnellate di rifiuti. Abbiamo dimostrato di aver mantenuto la parola ancora una volta. Abbiamo dimostrato di aver varato, ci vorranno due anni e mezzo, il più grande progetto di bonifica ambientale e contemporaneamente il più grande progetto di contrasto alla camorra e alla delinquenza organizzata. Sono le ore decisive e a me farebbe piacere chiacchierare con voi e divertirmi anche un po' con voi a raccontare come è stata questa campagna elettorale, perché noi abbiamo detto la campagna elettorale non è importante per il governo, la campagna elettorale è importante per le città, perché il governo avrà altri momenti in cui sarà valutato, per esempio il referendum costituzionale di ottobre. Ma hanno detto: ah, te non devi dire che se si perde vai a casa. Ho detto: scusate, intanto si vince, ma questo è un primo elemento a parte. Però è evidente che il referendum è molto importante per il governo. Io voglio vedere gli italiani, anche quelli che non votano per noi, che quando sono finalmente nelle condizioni di ridurre il numero dei politici, ridurre il costo delle strutture dei politici, semplificare il sistema, andando a un meccanismo in cui non c'è come prima la Camera, il Senato, la Camera, il Senato, ma c'è un meccanismo in cui le leggi si fanno con semplicità. Amici telespettatori, siamo arrivati al termine di questa giornata con il futuro sindaco di Napoli, Valeria Valente, ovviamente ospite anche il governatore De Luca della Regione Campania e il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Come sempre, amici telespettatori, io chiudo questa trasmissione nel salutare il nostro Massimo Pacilio di Synapsi News, che cura ovviamente le riprese, il montaggio e la regia. Il vostro Giuseppe Cannavacciuolo vi augura ovviamente una buona scelta.